cosa ci dice? Guardi, io non sono abituato a pensare a vittorie personali. Vince sempre il noi, non vince l'io. L'io ha devastato la politica italiana. L'io legato ai leader di partito, a volte l'io legato ai cablista. Vince la squadra, vince un'idea, vince certamente anche il sogno di rappresentare un territorio bellissimo in un luogo importantissimo dove la prossima legislatura sarà importantissima per tante cose, dalla pace all'ambiente e anche sui temi legati alla giustizia e alla difesa degli ultimi. Di questo abbiamo parlato in campagna elettorale, di questo vogliamo parlare, di impegnarci in Parlamento europeo. Io ce la metterò tutta, guardate, io non posso promettere nulla se non che continuerò a fare il mio dovere fino in fondo come ho fatto in questi 10 anni. Bene, e porterete la tematica del ponte sullo stretto in Europa? Guardi, sulla tematica del ponte sullo stretto noi dobbiamo chiarire alcune cose. Per esempio, una cosa che va chiarita è questo documento che è uscito dalla struttura di Pat Cox, che è la struttura che si occupa della parte finanziaria, che sostanzialmente ha detto che loro stanno pensando di finanziare il 50% degli studi del progetto e del ponte. Quindi io penso che ci sia stata una sovraesposizione di questa vicenda che era assolutamente e certamente legata anche alla campagna elettorale, quindi da qui in poi capiremo veramente quali sono anche le verità di questa vicenda. Dal punto di vista, dico, lei arriva in Europa, naturalmente il legame col territorio è una cosa su cui lei ha insistito sempre, anche in campagna elettorale, ha detto io non sparirò una volta eletto, ora che ha avuto anche questa, insomma, elezione così importante, 64.000 voti, diciamo, da questo punto di vista riguardo al territorio, ecco, qualcosa che pensa che lei sia una priorità, che in questo momento su cui vorrebbe soffermarsi in maniera particolare? Allora, guardi, io non ho neanche riposato una settimana. Ho ripreso a girare tutti i territori dove sono stato in campagna elettorale, intanto per ringraziare le persone e tutte le persone che sono impegnate al mio fianco. Essere il parlamentare europeo che andrà a Bruxelles più votato del centro-sinistra è chiaro che ti dà una grande responsabilità. E anche come parlamentare messinese, tra l'altro. Assolutamente. Quindi il tema è che va data responsabilità e va dato valore a quelle 64.868 persone che sono entrate dentro l'urna elettorale e hanno scritto il cognome Antoci. Come si dà valore? Intanto, come ho detto, sto rigirando tutti i posti senza neanche riposare un attimo. Quindi l'ascolto. A dire grazie, ma soprattutto questo è l'obiettivo della mia legislatura, cioè quello di rivoltare la piramide e ripartire dall'ascolto dei territori, capire quali sono le esigenze. Guardi, lo dice uno che grazie all'ascolto di 5 agricoltori, abbiamo tirato fuori un protocollo di legalità che è diventato legge dello Stato italiano, Frater Cardi, il nuovo codice antimafia, e che la Commissione europea consiglia agli Stati membri come l'applicazione. Tanti giuristi la considerano una delle norme più devastanti per i patrimoni delle mafie dopo la legge Pio La Torre. Pensi lei se non avessi ascoltato quegli agricoltori? Da questo voglio ripartire, dall'ascolto, e soprattutto noi ci dobbiamo autodenunciare ignoranti. Cioè, noi dobbiamo dire chiaramente che non siamo competenti su tutto, abbiamo bisogno delle persone competenti che ci indichino la strada, che ci facciano comprendere quali sono le priorità e che ci aiutino a dare valore a quella preferenza. E dare valore pone un tema ancora più ampio, che è quello dei valori. Lei mi chiede cosa andrà a fare in Europa. Io in Europa tenterò di portare avanti da subito quelle che sono le nostre esigenze. La prima, essere costruttori di pace, far capire che le guerre non sono, stanno devastando le coscienze delle persone, ma si sta vivendo un momento terribile dove migliaia di persone non solo stanno perdendo la vita, ma stanno soffrendo delle pene enormi. È arrivato il momento di sedersi per la pace. E poi è chiaro che ci sono anche altri temi fondanti, la difesa degli ultimi. Io penso che occorre partire da un reddito universale, perché veda, oggi abbiamo 5,7 milioni di poveri.
e purtroppo in questo paese non sono più poveri coloro che non lavorano, ma sono poveri coloro che lavorano, e essere poveri lavorando addirittura sì, significa anche non poter curarsi. Io ho incontrato in campagna elettorale persone che mi hanno detto, e do un esempio, in un mercato a Scordia un uomo anziano mi dice: presidente, io ho chiesto una visita, mi hanno detto che era dopo 8 mesi, ho dovuto pagare 350 euro per farla. Io ho detto: guardi, non si offenda per quello che le sto dicendo, il tema non è lei, che avrà pure fatto tante sacrifici per trovare quelle 350 euro. Il tema è chi non ce l'ha e che decide di non curarsi. Questo paese non può condannare a morte gli ultimi. Quindi si può fare molto per lo Stato sociale, anche soprattutto dall'Europa. L'Europa nasce sulla solidarietà, sulla coesione sociale e territoriale. Noi dobbiamo partire dalle radici di ogni cosa che facciamo. E le radici dell'Europa sono queste qui, e noi ce le abbiamo veramente chiare. Ma quale sarà la collocazione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il Parlamento europeo nel variegato mondo progressista? Qual è? Quindi? Allora, noi abbiamo in questo momento delle interlocuzioni fortissime per arrivare o alla creazione di un gruppo o comunque l'ingresso in un gruppo. Noi saremo certamente dentro un gruppo, ovviamente nel mondo progressista, e cercheremo di dare valore attraverso anche questo gruppo a un'azione forte sui temi che noi abbiamo nel cuore e nella testa, e soprattutto far ritornare questo paese sul piano internazionale con la grande visibilità che ha avuto durante il governo Conte, con questo allora Presidente del Consiglio che è riuscito a fare un miracolo portando 209 miliardi quando non si era partiti con 170.